Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo piccolo canale. Come succede spesso, arrivano i pacchi e io vi voglio mostrare, voglio condividere con voi quello che ho comprato. Questa ditta la conoscevo già, ci avevo già ordinato e sto parlando della ditta. Come si pronuncia? Gnos. Scritto Gnoce. Gnos, penso. Arriva, se non ricordo male, dalla Spagna, quindi non si paga dogana. Spagna? Credo di sì. Comunque, non si paga dogana, è un sito che vende più che altro gioielli. Vende dei simil Pandora. Conosco gente che ha questa marca, parlo della Pandora. E mi dice che comunque dopo tempo il colore non è più brillante, che un po' si va perdendo. In effetti, la spesa è una spesa di un certo tipo che io non ho intenzione di fare se dopo un po' di tempo non devo avere più un prodotto brillante, lucido. Certo, ovviamente ci sono dei charms magari che costano un po' di più, quelli che costano un po' meno, però ecco, non ho nessuna intenzione di avere un prodotto pagandolo così tanto che dopo un po' viene rovinato. Quindi ho sentito parlare di questa ditta e ho deciso di provarla. L'anno scorso era, se non sbaglio, dopo Natale sicuramente, sì, non mi ricordo se era lo stesso periodo più o meno, ma non parlo di questo, quindi di un anno fa, ho preso il mio primo bracciale. Come potete vedere, là già ci sono questi due sopra, come potete vedere è un simil Pandora, ha anche la sicurezza per tenere chiuso il bracciale in caso si dovesse aprire e non perdi i ciondoli, e io ho scelto come ciondoli la moka perché adoro il caffè in moka, un cuore spezzato ma riparato, lasciamo stare le domande, una streghetta sulla luna, perfetto per me. E poi avete anche la possibilità di stampare una foto dentro dei charms. Questo è veramente piccolino, dalla videocamera non riesco a farvelo vedere, ma non so se si vede, dentro c'è il mio primogenito, Dindong. Ciccio, cosa stai facendo? Ciccio? Saluta. Cosa c'è? Più bio. Vai. Vai. Quindi lui passa a salutare. Quindi la prima volta ho scelto questi quattro ciondoli. Sul sito ci sono sempre delle promozioni. Il bracciale è quasi sempre in regalo e c'è quasi sempre la promozione. Prendi 4, paghi 2. I due ciondoli meno cari non li pagate. Adesso hanno aggiunto anche il portachiavi, sempre molto simile come modello alla grande marca. E potete trovare anche collane, anche altri gioielli. Non vende solo bracciali e charms. Ho voluto fare un altro ordine perché volevo un altro bracciale da aggiungere e mi è arrivato in tipo 5 giorni all'incirca. Contate che io abito in un'isola, quindi da me si perde sempre più tempo, ma fino a quando è Italia lì è molto più veloce. Si presenta la scatola così, carinissima, e dentro ci sono un codice sconto, se vi serve, io lo tengo qui così, casomai fate uno screenshot o ve lo segnate da qualche parte.
poi una brochure con spiegate molte cose sul marchio. Questa volta c'erano diverse promozioni, una di quelle era che se raggiungevi una cifra ti regalavano anche una collana. Io però mi sa che ho sbagliato a prendere il bracciale, perché il bracciale, come anche per altre ditte, c'è in diverse misure e io non ricordo di aver selezionato nessuna misura. Quindi se non lo selezioni ti arriva la più piccola, che in teoria non mi dovrebbe entrare. C'è questa scatolina magnetica, troppo carina. Vedete, è magnetica. Io ne ho già un'altra, però è nera, semplice. Questa invece è quella nuova. E tutto è dentro questo sacchettino morbidissimo, che è anche comodo se volete poi portarli magari in viaggio da qualche parte, così sono ben protetti e riparati, perché è veramente morbidissima. Secondo me, per un regalo è perfetto. Allora, all'interno tutti i charms sono separati, imbustati singolarmente. Qui c'è la collanina che davano in regalo a questo giro. Qui c'è il bracciale, come vedete, misura 17, quindi so già che per me è piccino. E poi ci sono tutti gli altri charms. Allora, è possibile che, siccome dopo un po', come anche succede con il Pandora, cedono, è possibile che io mettendolo poi piano piano queste maglie, essendo che cedono un pochino, dopo un po' dovrebbe andarmi meglio. È stato un mio errore non selezionare la grandezza. Voi, mi raccomando, fateci attenzione, selezionate la grandezza del bracciale. Allora, come ciondoli ho preso per iniziare questa letterina, questa K con un cuoricino che in teoria dovrebbe cambiare colore. Io adoro queste cose, io c'ho infatti gli anelli che cambiano colore in base alla temperatura. Come potete vedere, per adesso ha, vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Mannaggia, non si mette a fuoco, mi sa. Ok. È scuro sul tipo blu. Se io lo tengo un po', in teoria dovrebbe cambiare. Ah, è l'altro che cambia colore. Comunque. Ecco qua. Come vedete, ha già è cambiato un po' sul verde, prima era un po' più sul blu. Dovrebbe cambiare colore, come quelle pietre, quegli anelli che cambiano colore, si dice in base all'umore, in realtà è in base alla temperatura delle vostre mani. Se sono più fredde il colore va verso i colori scuri, se sono più calde va verso i colori caldi, arancio, rosso. E questo, appena l'ho strofinato un po', vedete, è ancora più chiaro adesso. Già è più verde, è piccolina, quindi si vede poco dalla videocamera. Comunque questa cappa, appunto di Kohaku, con questa pietra. Un'altra cosa che ho preso che mi piace veramente tantissimo è questo qui, quest'altro charms, che è il charms dei tarocchi. E io ho preso il tarocco del sole. Vorrei tanto che lui mi mettesse a fuoco, però purtroppo è difficile. Eccolo qua. Dietro è così. Avrei voluto ovviamente quello della luna, però purtroppo non c'era. Mi piace che c'è questa pietra viola qui in basso. Vedete? Io, come sapete, adoro il viola. Poi terzo charms, vi ricordo che
Vi ricordo che pagate solo i due col prezzo più alto, quelli con il prezzo più basso non li pagate. Questo che è il segno della triade. Ok, vediamo se riesco a mettere a fuoco anche questo. Segno della triade che a me piace veramente moltissimo. Eccolo qua. E come ultimo era ovviamente quello che costava un po' di più, ho preso questo cuore che è troppo carina sta cosa. Questo cuore che non so perché mi ha ricordato tipo i ciucciotti di quando eravamo bimbi che trovavamo tipo nelle patatine o quegli anelli di plastica che trovavi nelle patatine. Perché questo qui all'interno, come potete vedere, aspetta, vediamo se riesco a farlo. Guardate, questo qui, eccolo. Come potete vedere, c'ha il liquido e ci sono tutti i glitter. Ma quanto è bellino! E questo in teoria dovrebbe, questo liquido dovrebbe riflettersi al buio. Viene caricato alla luce del sole, questo dovrebbe in teoria essere riflettente di notte. Casomai poi gli metto una storia e lo sto tenendo un attimo al sole per vedere se. Eccolo qua, guardate, si vede già. Lo tengo qualche secondino al sole. Così vediamo se riesco anche in fotocamera a farvelo vedere. Io me ne sono innamorata, c'erano diverse colorazioni, c'era il rosa, c'era il blu, forse anche il verde, se non sbaglio. Io ovviamente ho scelto quello viola. Ok. Ecco, un po' si vede. Si vede poco poco. Ovviamente c'è oggi una bellissima giornata di sole. Qua si vedeva meglio, mannaggia. Un attimo, vediamo. Ok. Eccolo qua. Vedete? Si vede poco perché comunque non l'ho tenuto tantissimo. Però, come potete vedere, i glitter che ci sono all'interno riflettono la luce. Questa è veramente una cosa che mi piace veramente tanto, è un po' più grande rispetto agli altri ed è proprio la cosa che mi ha convinto a prenderlo, questa cosa del fatto che brillava. Ovviamente, ci ho fatto il corriere, però non era per me. Dicevo, questo è il bracciale che vi arriva, ha ovviamente anche lui la sicurezza, il gancio di sicurezza. Io ho fatto la prova e il bracciale per fortuna sta. Devo provare se si chiude anche con i charms, perché senza si chiude, stretto ma si chiude. Quindi lo metterò un po' per farlo cedere un attimo e vediamo di riuscire ad indossarlo. Ripeto, è stato un mio errore, una distrazione. Dicevo, a questo giro, raggiungendo una cifra, c'era anche un regalo e mi hanno mandato questa bellissima collanina con il simbolo dell'albero della vita che lo mette a fuoco. Perché hai messo a fuoco anche cose più piccine? Ok. Facciamo? Che dite? Ci riusciamo a metterlo a fuoco questo ombrello? Eccolo qua, finalmente! Questa collanina carinissima, semplice, con il simbolo dell'albero della vita. Troppo bellino.
Niente, vi volevo far vedere questa cosa perché secondo me è una perfetta alternativa a cose molto più dispendiose, molto più high cost. Quindi, se dovete fare un regalo, se volete farvi un regalo, come faccio io, è già, ripeto, il secondo che compro. L'ho tranquillamente lasciato sotto la doccia. Sarebbe consigliabile di no, ma anche con i Pandora sarebbe consigliabile di no. Non l'ho lasciato al mare, non l'ho mai testato al mare, perché comunque non mi, cioè, mi infastidisce un po' tenere i bracciali quando sono in acqua, quando sono al mare, perché mi lasciano il segno dell'abbronzatura, quindi non li terrei a prescindere neanche se fossero gli originali. So che c'è chi li tiene e sono le stesse persone che mi hanno detto: guarda, in effetti un po' il colore si toglie. Quindi, ripeto, per togliersi e togliersi, io risparmio qualche soldino. I prezzi possono variare, ci sono charms che costano 20, charms che costano 50. Forse il più caro, se non ricordo male, era questo qui che aveva la particolarità del fatto che diventa che si illumina al buio, ma non arrivava a 40 euro, se non sbaglio, questo costava sui 30 e qualcosa. Se contate però che ne pagate soltanto due e che vi arriva anche sempre il bracciale o la collana o il portachiavi, scegliete voi, in omaggio. Io ho preso il bracciale perché comunque ne avevo soltanto uno, perché gli altri due sono dei braccialetti senza nome. Ne avevo soltanto uno, quindi ho detto ne prendo un altro così faccio il cambio, ma potete scegliere di prendere un portachiavi o la collana, quindi se avete già tanti bracciali potete scegliere di cambiare. Cos'altro? Penso basta, non, ripeto, non arriva la dogana, arriva a me è arrivato in 5 giorni lavorativi. Andate sul sito, vi faccio rivedere il codice sconto se vi può interessare. Basta, ditemi cosa ne pensate, ditemi qual è il charms tra questi che ho già e quelli nuovi che vi è piaciuto di più. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo un prossimo video. Un bacio, ciao!